Già prima dell'inizio del Festival di Cannes di quest'anno mi ho detta: Sai che potrebbe essere una buona idea per una volta nella vita leggere prima di vedere film qualcuno dei romanzi da cui sono state tratte la pellicola in concorso quest'anno? Ho fatto in tempo, secondo voi? Ovviamente no. Ma al ritorno mi sono lanciata nella lettura di quello che è uno dei più alti traguardi cinematografici visti nell'edizione di quest'anno, di cui vi ho già parlato qui dove apparirà, ovvero la zona di interesse di Jonathan Glazer, che è tratto da un romanzo di Martin Amis, io lo dico che si chiama Amici Lombardo, scrittore tra l'altro scomparso tipo il giorno prima o il giorno dopo dell'anteprima mondiale del film, intitolato La zona di interesse. Ho cominciato a commentare un po' sui social questa lettura frizzantissima, nazisti, campi di concentramento. Ero stupita dall'inizio di dire: ma io, cioè, non ho proprio capito in che senso il film è tratto da quello. Cioè, sarà che l'inizio è molto diverso. E qualcuno mi ha detto: no, 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 vai tranquilla, perché anche con il suo precedente Under the Skin, il romanzo non c'entra nulla, o quasi, con il film. E devo dire, l'ho trovato affascinante. Oggi però vi parlo del romanzo. La zona di interesse lo utilizziamo come bonus. Ho letto il libro di Uno che è appena morto perché voglio essere rispettosa e informarmi anche se è ancora vivo. Non è che ve lo consiglierei spassionatamente e non solo per i temi, però sicuramente è stata una lettura interessante che mi ha molto messo alla prova, pur avendolo io letto in italiano, perché sono in un periodo un po' di fatica letteraria, di lettura, cioè leggo pochissimo. Questo è un libro molto impegnativo a livello proprio di lingua, che ho poi leggiucchiato in giro, soprattutto nei giorni successivi alla morte dell'autore, inglese, se non ricordo male, essere proprio la cifra stilistica di questo autore, che non solo usa parole altisonanti e costrutte, ma una ricchezza espressiva tale che soprattutto all'inizio, quando stai ancora un po' prendendo le misure, mi sono ritrovata più volte a rileggere delle frasi perché capivo ma mi perdevo un po' via. Poi, nota a parte, la solita nota incazzata, Einaudi, ma voglio dire... Stai sentendo dei beep? No, ma ce l'ho il suono del beep, quindi... Sparo tutte le parolacce che voglio dire, ma porca... se c'è un libro come questo, imbottito di frasi in tedesco, c***o, non mi devi mettere le traduzioni. È una roba che mi manda ai matti. Anche in inglese, a quanto ho capito, non ci sono le traduzioni. Perché tu dovresti seguire e fluire, e come quando cominci a leggere i libri fantasy e fantasy, il protagonista Orlund andò sulla rupe di Garnor e, usando un Ragendast, rischiarò il burrone dove era caduto il fidato Orlungf, che con Thlagendath mirava a recuperare la strada del ritorno, schivando gli insidiosi Asna che costellavano la strada verso l'uscita dal burrone. È vero che in certi film, in certi libri, quando ti ci tuffi, devi un po' capire la terminologia, il contesto, cos'è quella cosa nel mondo. E anche se sembra un po' azzardato il paragone col mondo fantasy, in realtà non lo è, nel senso che questo libro mira proprio a portarti, attraverso una ricerca bibliografica pazzesca, in un mondo a parte con delle regole sue, che è appunto il mondo dei campi di concentramento, che tutti noi conosciamo, ma che qui vengono esplorati con una minuzia che riesce sempre a sorprenderti, ovviamente, e purtroppo in negativo. Però già appunto la sua prosa è ricchissima, già usa parole molto desuete, già i costrutti sono complessi e non così naturali per il lettore italiano. Poi non mi traduce neanche, ma alcune cose si desumono, ma non tutte. Poi ci sono intere frasi, cioè fum 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 fum, tutto tedesco. Vero è, magari io sono anglofila, quindi nei libri in cui manca la traduzione inglese non ci faccio caso, in quelli in francese mi incazzo perché io e il francese due mondi distinti, anche il tedesco però, con l'aggravante che magari il francese leggi qualcosa lo capisci. È vero che c'è Google, però il piacere della lettura non è interrotto e qui letteralmente tutte le pagine sono ricoperte. Mi sto perdendo su questo dettaglio, ma a
ha reso più pesante una lettura che già, diciamo, non è una passeggiata di salute per scorrevolezza. Di che cosa parla la zona di interesse? Vale la pena soffermarsi, anche se magari avete visto il film in questo momento in cui è uscito il video da un po', perché quando lo pubblicherò io il film non sarà ancora assolutamente uscito e mancheranno mesi. Vale la pena di fare il punto perché la trama è completamente diversa. Il punto del film è non vedere mai dentro il campo di concentramento. Non si vede un prigioniero, niente, zero, niente, nada de nada, bazzu. Ma fa vedere una famiglia che vive di rimpettaia al campo di concentramento e le persone che lavorano nel campo ma vivono al di fuori, cioè i tedeschi, cioè i gerarchi nazisti. La zona di interesse invece ha tre punti di vista differenti, alcuni ci portano dentro il campo. Uno è un capofamiglia tedesco con una moglie bellissima e due bambine che vive in una casetta a ridosso del campo ed è il super capocissimo dei nazisti che si occupa amministrativamente del campo. Un altro punto di vista è un... vorrei dire uno scemato, un austriaco. Comunque, se, tanto quel punto lì le hanno annesse, quindi buonanotte, che ha uno zio super immanicato che gli ha procurato questo lavoro un po' amministrativo, organizzativo, ma anche che si muove da un campo all'altro per cercare soluzioni per renderli più efficienti, sti campi di concentramento. E poi c'è il punto di vista di un sonderkommando, di un prigioniero, di quelli che vengono adibiti alle squadre. Se avete visto il film, bellissimo, pesantissimo, Il figlio di Saul, sapete già di che cosa sto parlando. Cioè, quelle squadre messe insieme con ebrei, con persone di etnie non gradite, eccetera, che si occupavano di accogliere i prigionieri, farli entrare nel camera gas, facendoli stare tranquilli, spogliarli, aspettare che venissero gasati e poi ripulire i corpi, strappare i denti, prendere i cadaveri e smaltirli. Il punto che è, secondo me, di cruciale interesse nel libro e che si intravede qua e là nel film, veramente i punti di congiunzione sono pochissimi, anzi pressoché zero, cioè due dei protagonisti non ci sono neanche nel film e ci sono tre protagonisti in questo libro, è fare vedere come al di là della leggendaria famigerata perfezione burocratica organizzativa tedesca, i campi di concentramento, in particolare Auschwitz, che è il protagonista di questo libro, di facciata fossero campi di lavoro che dovevano produrre a basso costo, un po' come fanno le prigioni in America in questo momento, o i campi che sappiamo cinesi con gli Uyghur. Non è un'idea nuova ed è un'idea che purtroppo si perpetua anche oggi, ma nella realtà il punto era che l'operazione di sterminio degli ebrei, e non solo, era talmente di basse proporzioni che poneva delle sfide organizzative immani. Cioè, non voglio dire che il libro dica guarda queste incredibili pensate che si erano fatte, voglio dire che anche all'interno dei campi coesistevano visioni diverse. Cioè c'era chi, soprattutto i rappresentanti di industria, soprattutto chi era vicino, chi pensava in prospettiva bellica, voleva che i campi funzionassero per dare una mano alla guerra, per produrre munizioni o per dare una mano alle industrie e sgravare le industrie di lavoro per dare una mano alla guerra. E invece c'era tutta la un'altra corrente dei falchi, diremmo oggi, tra cui il protagonista del libro, il tizio super, io tedesco, Hitler vincerà, l'ardore degli uomini, il patriottismo, il macismo, eccetera eccetera, che invece della corrente dobbiamo sterminarli tutti. In tutto questo ai margini ci sono ovviamente Himmler, Hitler e compa cantante, ma è anche una storia d'amore, anzi viene presentata come un triangolo all'interno di Auschwitz, tra i gerarchi che amministravano Auschwitz, ce la posso fare, ma devo dire che a parte il contenuto raggelante, che chiaramente non è che ti proprio ti faccia spezzare questo momento di romanticismo e di storia d'amore, la cosa più interessante è quello che dichiarano più personaggi all'interno del libro, ovvero che di fronte a qualcosa di così straordinario dal punto di vista umano, cioè una cosa che non succede tutti i giorni e che ha un impatto fortissimo, i campi rivelano la vera natura di tutti quelli che ci sono, e non solo dei prigionieri,
soprattutto quelli che sono costretti a fare quelle cose tremende e che si confrontano con il senso di colpa, il fatto di sapere di rubare qualche giorno, qualche settimana in più all'inevitabile morte, il fatto, il meccanismo perverso con cui si crea cattiveria tra i vari ordini di prigionieri, perché se il capo non è abbastanza cattivo e si rivela debole, allora saranno i prigionieri stessi ad attaccarlo in una logica di sopravvivenza spietatissima. Però i campi alla lunga rivelano le debolezze e la vera natura anche di chi li amministra. Per esempio, uno dei due protagonisti, quello raccomandato, diciamo, attraverso un innamoramento vero che lo coglie completamente di sorpresa, attraverso questo momento di umanità, mette a fuoco l'atrocità di quello che sta facendo che lui aveva efficacemente anestetizzato dietro una serie di cose. Cioè, il suo modo di razionalizzare era: io ho un problema amministrativo, cioè come faccio a movimentare così tante persone se mi arrivano così tanti treni? Le parti più scioccanti, ma storicamente accurate, ma che forse rimangono, oltre alle storie umane raccontate, sono quelle del problema enorme di disfarsi di una quantità di cadaveri inconcepibile, perché arriva nel campo una piccolissima parte di quelli che arrivano, che vengono subito smistati, da quando li costruiscono, alle docce, ad essere gasati. Il problema è che una volta che tu li ammazzi, le persone, c'è un cadavere. E quindi devono trovare un modo per disfarsene velocemente in spazi che comunque, per quanto giganteschi, non sono infiniti, e potendosi basare solo su persone denutrite e che, cioè, stanno andando un po' fuori di testa, anche giustamente, che riesce a un ricambio velocissimo, e senza poter, per esempio, bruciarle in eterno, fare questo, perché i forni, se vanno troppo, si rompono. E mettere all'aperto c'è una puzza incredibile. Infatti è molto bello il racconto dal punto di vista storico, cioè è molto scioccante e va un po' a pugni con quelli che dicono: ah, quelli fuori non sapevano, del fatto che l'odore, cioè c'erano talmente tanti cadaveri che aveva un impatto incredibile sulle falde acquifere, l'odore dell'aria, la presenza di cenere nell'aria, la neve è sempre sporca di cenere, tant'è che quando uno dei personaggi va in un altro campo e fa tutto il viaggio, al ritorno quasi sta male dall'odore a cui si è assuefatto, il fatto che dal fiume a un certo punto escano pezzi umani. E sicuramente le parti di descrizione sono molto molto potenti. A me hanno impressionato molto, ripeto, quelle di amministrazione, cioè il piano è così ambizioso che anche menti molto brillanti, scienziati, amministratori e tedesche, faticano, anche perché c'è questa irritazione. Cioè a un certo punto uno dice: ma scusate, questi mangiano, proprio lo approccia in una maniera completamente disumanizzante ma pratica, e dice: se questi mangiano, hanno questo deficit calorico, ti muoiono in un mese, diamogli qualcosa in più, tirano un po' di più, ci lavorano un po' di più e risolviamo quest'altro problema. E gli dicono: no, cioè vuoi dargli quasi quello da mangiare che hanno bisogno per sopravvivere? Assolutamente no. Il libro si concentra molto sugli aguzzini, non giustificandoli, non voglio dire hanno anche loro umanità, però facendo vedere che a tutti gli effetti ce l'hanno e tranquillamente ne escono tranquilli, cioè processi, cose, ma che stiamo scherzando. E però l'impatto è cioè è un libro che tenta di ritrarre l'umanità più profonda messa a nudo in maniera anche respingente, repulsiva, da circostanze straordinarie. Lati negativi parecchi, un po' troppo lungo, non è tanto lungo in sé, ma si perde molto via lui, cioè nel suo amore per questa prosa, per questo, per i deliri, per esempio, del vecchio Berone. Poi avevo letto, guarda, il punto di Martina Mischeron, c'ha un'idea di come scrivere personaggi femminili, ed è vero. Tanto qui c'è un personaggio femminile molto importante, che è la moglie del comandante di Auschwitz, ma, cioè, sì, è scritta, è anche, virgolette, una donna forte, ma, cioè, si percepisce qua là che lui proprio ha un'idea molto vaga di cosa vaghi per la testa di una donna e preferisce parlare in termini di attrazione, di oggetto del desiderio, perché di soggetto non c'è un punto di vista femminile che sia uno. I personaggi femminili non sono suo forte, tipo il nostro simpatico amico Murakami, uguale identico. E poi forse, ecco, se ci fosse arrivata senza aver
visto il film, che secondo me è un adattamento che tira fuori il meglio e porta il discorso in zone molto più interessanti e riuscite. Il film è molto riuscito. Il romanzo, secondo me, non è il migliore di questo scrittore così a naso. E non è che vi dico, ah, recuperato subito. E ho così di farlo, nel caso sapete cosa ne succede più o meno e cosa ne penso, volevo dare la mia testimonianza. Ecco, magari da leggere tra giugno e luglio, vacanze, aria di mare, così, non è stata questa grandissima idea. Però si è fatto. Ci vediamo presto con altri libri, fumetti da raccontarvi. Vi auguro buone letture e a presto.